Siamo a Pordenone in via Selvatico 40, dove oggi apre un altro degli sportelli anti-Equitalia promossi dal Movimento 5 Stelle. Perché avete scelto Pordenone come sede regionale di questo sportello e a chi sarà rivolto? Marco. Ah, prima di tutto dobbiamo ricordare che uno dei motti del Movimento 5 Stelle è che nessuno deve rimanere indietro, quindi l'apertura di questo sportello nasce per aiutare chi momentaneamente per diversi motivi si trova in uno stato di necessità. Lo sportello è a Pordenone, ma coprirà tutta la regione e sarà probabilmente il primo fra tanti, quindi copriremo tutto il territorio per dare la possibilità a tutti i cittadini di poter avvicinarsi a questo tipo di aiuto, perché è fondamentale dare dignità alle persone ed evitare soprattutto quei casi per cui in un momento di difficoltà si viene privati magari della casa o degli strumenti di lavoro che poi invece servono per potersi risollevare. Questo non è uno stato vicino ai cittadini e lo sportello anti-Equitalia vuole aiutare i cittadini a riappropriarsi anche del proprio stato. Sì, il punto di forza dell'iniziativa del 15° punto SOS anti-Equitalia è quello di aver già in tutta Italia un feedback, cioè aver analizzato 50 milioni di euro di cartelle e aver trovato 22 milioni di euro di sgravi da proporre ai cittadini. 12.000 persone già in tutta Italia hanno usufruito di questo servizio gratuito e finalmente oggi possiamo averlo anche in Friuli Venezia Giulia. Speriamo che tante persone possano avere l'assistenza che meritano, qualcosa che lo Stato ha dimenticato di fare.